Durissima, come stai? Ma bene, ieri ho dormito tutto il giorno, ho cercato di recuperare le energie, ora è una settimana molto impegnativa dove verranno fuori soprattutto chi ha la condizione e chi recupera veramente bene. Oggi è una tappa un po' particolare, non si sa se arriverà la fuga o se le squadre dei big controlleranno. Sarà comunque una giornata spettacolare dal punto di vista sportivo, ma molto molto impegnativa. Si aspetta a bagarre fin dall'inizio con la salita di campo Carlo Magno? Sì, come tutti i giorni, ormai siamo abituati, a prima ora e mezza non ci risparmiamo. Penso che oggi sarà lo stesso e con la salita così in partenza sarà sia dura andare in fuga, sia dura controllare per le squadre. Ci sarà da divertirsi oggi. Tu come ti senti? Io bene, sai, questo giro soprattutto non è facile entrare nelle fughe per cercare di azzeccare qualche tappa. Ci sono riuscito una volta, altre volte ce l'hanno fatta i miei compagni, un po' a rotazione, ci diamo sempre il massimo. Quest'anno ho l'impressione, ma l'abbiamo tutti, che veramente andare in fuga è veramente veramente difficile, perché la squadra di Alberto lascia veramente poco spazio e ci vuole tante tante gambe. Però possibilmente li vedremo protagonisti in quest'ultima settimana, viste le tante montagne. Certo, ero partito comunque con ambizione di classifica, poi ci siamo resi conto strada facendo che per vari motivi era meglio abbandonare e ora ci concentriamo sulle tappe. Sicuramente andremo all'attacco, sia io che Pirazzi che Zardini, ma comunque tutti i miei compagni, e cercheremo di dare il massimo.